Ora mi avvio alla conclusione. Un governo che cerca di non far danni è già molto, ma non basta purtroppo per affrontare le sfide dei prossimi anni. In primis le tensioni geopolitiche, il protezionismo, ma anche il probabile mutare delle condizioni finanziarie, il graduale affievolirsi degli stimoli di bilancio. È quando l'intero quadro di riferimento politico, economico e sociale cambia che più occorre essere uniti per non aggiungere incertezza interna a quella esterna. La transizione ecologica non è una scelta, è una necessità. I cambiamenti climatici hanno già gravi conseguenze sulle nostre vite, il nostro pianeta e le nostre economie. Se non interveniamo subito, i loro effetti rischiano di peggiorare e di diventare irreversibili. Dobbiamo prendere misure ambiziose per ridurre le emissioni e contenere l'aumento della temperatura. Ma dobbiamo tener conto della capacità di riconversione delle nostre strutture produttive, come ha rilevato anche il Presidente Bonomi prima. Dunque, una cosa che voglio ripetere, perché credo che proprio che sia importante riaffermarla in questo momento, il Governo da parte sua non ha intenzione di aumentare le tasse. In questo momento, come ho detto tante volte, i soldi si danno e non si prendono. Ho avuto modo, ora concludo veramente, ho avuto modo di ricordare che riacquistare il gusto del futuro è essenziale perché l'Italia torni alla crescita, alla prosperità, al rispetto dell'ambiente, visto come opportunità, non come vincolo.